pirati, maghi, vampiri, cowboy, alieni. Per il 2011 il mondo del cinema ha in serbo di tutto. Torna Johnny Depp, che per la quarta volta vestirà i panni di Jack Sparrow nel nuovo episodio dei Pirati dei Caraibi, avventura che questa volta, spiega il regista Rob Marshall, comincia all'asciutto e non per mare, comincia a Londra, ma poi, alla ricerca della fonte dell'eterna giovinezza, i protagonisti finiranno nella giungla. Thriller fantascientifico per Harrison Ford e Daniel Craig, protagonisti di Cowboys e Alieni. Un ruolo da duro per Ford, una specie di cattivo ragazzo, racconta il regista, capace di eroismo nel momento del bisogno, proprio come Han Solo e Indiana Jones, i ruoli che lo hanno reso famoso. Non mancheranno i film di supereroi che tante soddisfazioni hanno dato a Hollywood negli ultimi anni. Ecco dunque risorgere Thor, il vichingo, regia di Kenneth Branagh, finora più a suo agio con Shakespeare che non con i supereroi, ma assicura la protagonista Natalie Portman, è proprio questo il bello. È l'attenzione alle sfumature di carattere dei personaggi a rendere Thor diverso dai film di supereroi centrati solo sull'azione. Decisamente centrato sull'azione appare The Green Hornet, anche questo ispirato da un fumetto. E nei panni del supereroe si cala anche uno degli attori del momento, Ryan Reynolds, in Lanterna Verde. Un personaggio classico a suo modo, spiega il protagonista, ispirato all'immagine di Paul Newman, anche se per me, in lui, c'è molto di Han Solo, della saga di Guerre Stellari. E a proposito di saghe, 2011, ghiotto, arriva il seguito di Transformers. Torna il vampiro più sognato del cinema con il terzo episodio di Twilight. Si chiude la storia del mago più amato al mondo, Harry Potter, capitolo finale.